Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sì, volevo fare alcune puntualizzazioni su alcune delle cose che avete detto. Parto da questa, che è l'ultima, per poi ritornare un attimo sul ministro Crosetto. Allora, io non provengo da una storia dell'MSI, sono fieramente di Fratelli d'Italia, ma non provengo da quella storia. Ma quando il 25 aprile diventa motivo non di qualche fischio, perché qualche fischio è nella migliore delle ipotesi, ma se qualcuno di Fratelli d'Italia o di destra si presenta alle manifestazioni del 25 aprile, e insomma me ne darete atto, non sono soltanto fischi, ma ci sono minacce anche pesanti e rilevanti. E lo dice una persona che non proviene dall'MSI, quindi questo è per far capire che fino a quando la sinistra utilizzerà in maniera strumentale la festa del 25 aprile, non c'è parola che tenga, anche perché, permettetemi di dire, il Presidente del Consiglio, Meloni, questo salto lo ha già fatto, lo ha detto in tutti i modi possibili, lo ha detto al Senato, lo ha detto alla Camera, lo ha detto ancora prima in campagna elettorale, noi ci siamo sentiti dire di tutto e a questo lei ha sempre risposto in maniera chiara, e le ultime parole che ha utilizzato sia alla Camera che al Senato mi sembra che siano assolutamente la palissiane, non c'è la possibilità di interpretare quello che ha detto il Presidente Meloni. Dopodiché, fino a quando, lo ribadisco, questo diventa un motivo divisivo non per noi, ma è un motivo divisivo perché viene utilizzato come motivo divisivo dalla sinistra, allora è chiaro ed è evidente che anche il Presidente La Russa dice: ma io devo andare in piazza per rischiare minacce, insulti e probabilmente anche qualche contestazione che vada oltre soltanto il fischio, ma perché lo devo fare? Quindi, se dobbiamo ragionare nel senso della conciliazione, questa conciliazione deve avvenire da parte anche di tutti. Un problema, non deve avvenire però è soltanto anche un problema, da parte di La Russa. Un problema generazionale, cioè che magari chi è nato dopo un certo periodo neanche il problema se lo pone, oppure c'è, no, esiste ancora quella ideologia di fondo, allora, insomma, di lotta. Io c'ero forte a Fiuggi, perché lo seguì come giornalista e fu molto interessante. Ci fu un dibattito fortissimo anche all'interno dell'Alleanza Nazionale stessa. Non solo, insomma, ci fu un dibattito fortissimo. La svolta di Fiuggi fu, secondo me, e la mia interpretazione tanti anni dopo, fu scientemente voluta sul piano politico, ma emotivamente contrastata da quella sala. Cioè, la maggior parte dei dirigenti di allora capivano che la direzione che Gianfranco Fini indicava loro era politicamente necessaria. Assoluto. Ma se riprendiamo anche le riprese televisive di allora, ci sono le persone con le lacrime agli occhi. Allora, io voglio dire che secondo me la democrazia italiana è abbastanza matura da accettare il fatto che questa riconciliazione di cui noi parliamo è obiettivo nobile, ma non dobbiamo prenderla in modo ipocrita, cercando di mettere insieme delle cose che non hanno particolarmente voglia di stare insieme. Questa divisione, tra pochi secondi ho finito, è servita a destra per decenni per caratterizzare il cemento emotivo, politico e culturale di una comunità, ed è servita a sinistra e per la verità anche al centro per un intero sistema politico nazionale per dire: noi siamo i migliori. E una delle prove per cui siamo i migliori è che basta vedere quelli là. È proprio l'identità, da cui noi siamo per creare comunque l'identità. Nei momenti in cui sono particolarmente pessimista su questo.